L'orso e il lupo sono un grande problema per noi tutti che viviamo in montagna e dobbiamo finalmente trovare una pace fra animalisti e contadini di montagna. Se i contadini non possono più stare perché l'orso e il lupo distrugge i greggi, significa che non ci sarà nessuno a tutelare la montagna, la natura della montagna. La cultura per sopravvivere in montagna è rimasta in Italia, nel Trentino, in Austria, nel Tirolo, da noi in Sud Tirolo naturalmente, per fortuna, però il resto è già sotto tutela di nessuno. E gli animalisti devono capire che serve un equilibrio in tutto quello che facciamo con la natura e i politici devono capire che non devono seguire sempre le maggioranze, gli animalisti sono più di quelli che tutelano veramente la montagna. È una pecora, è un animale, come l'orso o anche il lupo. La Reggio lentamente incomincia a funzionare perché la gente accetta questo fatto. A lungo, per decenni, non volevano i sudtirolesi con i trentini a fare un ponte, a lavorare assieme. Adesso anche il Tirolo del Nord fa parte e speriamo che alla fine il vecchio Tirolo, in Austria, in Italia, nel Veneto, nel Bellunese, nel Sud Tirolo e nell'Austria, nel Tirolo, arrivano sempre più a lavorare insieme, a risolvere i problemi che sono problemi comuni insieme.